Un cordiale saluto a tutti voi che ci state dedicando la vostra attenzione e seguite i nostri appuntamenti settimanali. Ringrazio i parlamentari che hanno accettato l'invito del Presidente della Cassa dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, Luigi Pagliuca, e parteciperanno oggi con noi al 47° Forum CNPR. Oggi il titolo è Diamoci Credito, banche di territorio per accompagnare imprese e famiglie fuori dalla tempesta. Il nostro compito, come di consueto, è quello di raccogliere le opinioni e le proposte concrete dei nostri autorevoli ospiti. E allora andiamo a dare loro il benvenuto. Grazie al dottor Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse. Grazie a lei, dottoressa Belforte, ben trovata. Grazie all'onorevole Luigi Cascello di Forza Italia, Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Grazie a voi, grazie al direttore Cionelli e alla dottoressa Belforte. E grazie all'onorevole Catello Vitiello, Italia Viva, Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Buonasera, grazie a voi per l'invito, grazie. Grazie a Claudio Cavallo, commercialista e revisore legale dell'Ordine di Cuneo. Grazie, buongiorno a tutti. E grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere d'amministrazione della CNPR e giornalista. Buongiorno a tutti, grazie Anna Maria, cominciamo subito. Bene, allora cominciamo e partiamo con il nostro primo giro di domande. In apertura vorrei chiedere la collaborazione di Claudio Cavallo per porre una domanda al dottor Sergio Gatti. Grazie. Allora, iniziamo con parlare di accesso al credito. Nonostante la grande disponibilità di denaro che c'è in circolazione e nonostante gli inediti e ingenti strumenti pubblici di garanzia, e per quanto l'innovazione tecnologica stia favorendo da parte degli intermediari scelte più veloci e minore aleatorietà delle informazioni su persone e imprese, accedere ai finanziamenti bancari è più difficile che in passato. Sembra che la concessione di credito sia diventato un problema e che la regolamentazione sia concentrata solo sulla tutela del risparmio e troppo poco sulla funzione espansiva della concessione di credito. Direttore Gatti, qual è la situazione attuale del mercato del credito e cosa dobbiamo attenderci nei prossimi anni? Grazie. Grazie a lei, dottor Cavallo. Intanto la domanda è molto interessante e stimola riflessioni che cercherò di compendiare molto rapidamente. Intanto, proprio nel mezzo della penultima crisi, quella che non è ancora terminata, cioè la crisi pandemica, la centralità del credito è tornata con tutta la sua evidenza, sia in maniera diretta sia in maniera indiretta. Sono state favorite le moratorie, sia quelle obbligatorie sia quelle volontarie, e con una serie di misure governative, non soltanto in Italia, naturalmente anche in molti altri paesi, sicuramente tutti quelli dell'Unione Europea, fondati sulle garanzie dei crediti, si è cercati di garantire appunto la liquidità. Quindi, questo mestiere piuttosto semplice che, come dire, si configura con la raccolta del risparmio, in particolare nei territori dove noi operiamo, e poi la trasformazione di quel risparmio in credito, per noi banche di comunità è credito che viene almeno al 95%, in genere al 100%, tutto erogato alle famiglie e alle imprese del territorio che ha generato i risparmi, è tornato assolutamente fondamentale. Questo anche per banche non di territorio che hanno dato comunque un contributo importante. In generale, però, la filosofia regolamentare a livello europeo non si può dire amica del credito, nel senso che c'è un approccio ormai da alcuni anni, la farei risalire questa fase di filosofia regolamentare non favorevole al credito al 2013, quindi successivamente alla grande crisi finanziaria che nacque tra l'altro non in Europa, come sapete, e quindi c'è piuttosto un'attenzione concentrata sulla stabilità. Noi diciamo che occorre ovviamente puntare alla stabilità, alla gestione dei rischi, alla minimizzazione ovviamente dei rischi anche per i depositanti, ma la stabilità deve essere coniugata con lo sviluppo, con la capacità di finanziare il lavoro, di finanziare le professioni, di finanziare le famiglie per i loro progetti. Quindi ecco, c'è indubbiamente una evidente e nuova centralità,
e anche nuova necessità, perché anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza deve poter contare in maniera complementare con investimenti dal basso, oltre che su investimenti dall'alto, cioè quelli di origine pubblica. Quindi, insomma, direi che c'è da combattere l'europeo, che è quello che stiamo facendo ormai da diversi anni, per attenuare questa regolamentazione non favorevole. Ma se ho ancora qualche minuto, vorrei provare anche con l'aiuto di qualche immagine a mostrarvi la nostra esperienza. Noi siamo banche di credito cooperativo, il termine credito è proprio al centro della nostra denominazione ufficiale, che è nel testo unico così ricordato. Mi aiuterei con una slide, se ecco, benissimo, regia prontissima e gentilissima, vi do soltanto alcuni elementi. Intanto le nostre banche, che sono cooperative a mutualità prevalente, che sono un unicum giuridico a livello europeo, sono 237, questi sono dati consolidati a febbraio, quindi dati Banca d'Italia che noi abbiamo rielaborato, con 4.138 sportelli, come vedete anche con una tenuta sostanziale. Noi cerchiamo di contrastare la desertificazione degli sportelli nei territori, presenti in 2.563 comuni, ma ciò che noi evidenziamo è che in 694 comuni le nostre cooperative rappresentano l'unica presenza bancaria. Il numero di questi comuni purtroppo è cresciuto del 5% abbondante dal febbraio 21 al febbraio 22. Possiamo vedere, provo io a mandarla avanti, eccole, questo è un dato di sintesi, vedete le frecce in arancione sono quelle relative al nostro mondo delle banche di credito cooperativo delle casse rurali, e accanto c'è il verde, il resto dell'industria bancaria. Come vedete, sia la raccolta sia gli impieghi sono comunque in crescita, quindi come dire, con ritmi diversi. Noi appunto facciamo questo soprattutto come mestiere, come professione, la trasformazione del risparmio in credito, e c'è un ritmo di crescita per quanto riguarda sia la capacità di raccogliere sia la capacità di erogare a fronte di buoni progetti, che è evidentemente maggiore. Sul lato sinistro vedete poi i numeri aggregati, non li leggo perché sono evidenti, poi magari torno su un dato che è quello della patrimonializzazione. Cerco ora di darvi l'essenziale, mi interessa soprattutto mostrarvi, ecco, i prossimi tre grafici, cioè qui vedete riportato in arancione nel periodo che va dal marzo 2020 al febbraio 2022 la variazione degli impieghi vivi, quindi dall'inizio della pandemia fino alla fine di febbraio del 2022. Vedete che l'andamento è stato costantemente superiore, con alcuni picchi tra marzo e aprile dell'anno scorso, in cui la nostra capacità di erogare credito è evidenziata qui in maniera evidente. Ed è una scelta non soltanto strategica, ma una scelta di coerenza normativa. Le nostre banche sono state costituite ormai 140 anni fa proprio per fare questo tipo di lavoro. Lo stesso dato si ritrova per gli impieghi alle famiglie, non commento perché è tutto molto evidente immediatamente, e poi, cosa che vi sta particolarmente a cuore, come è comprensibile, per le imprese. Noi infatti riteniamo che ci sia una finanza per il lavoro, finanziando le imprese si finanzia direttamente e indirettamente il lavoro, che deve, laddove ci sono le condizioni, caso per caso, mostrarsi anticiclica, cioè anche come dire, in funzione di supporto proprio nelle fasi di ciclo economico negativo. È lì che le banche di territorio devono mostrarsi, come dire, coerenti con la loro missione, che è quella di stare vicino ai territori, che sono gli unici proprietari delle nostre cooperative. Qui soltanto un velocissimo sguardo. Cresciuto complessivamente il credito in termini assoluti, in termini relativi, e anche per quanto riguarda le quote di mercato. Ci sono tre picchi oltre il 22% per quanto riguarda quindi il totale del credito erogato tra il marzo 2020 e il febbraio 2022 alle imprese delle filiere agricole. Non soltanto è salito, era già abbastanza alto, ed è al 22,6%. Quindi, e questo vuol dire, non commento gli altri picchi con le frecce, altrettanto si può dire per la filiera del turismo, per quella delle costruzioni e per quella delle imprese artigiane, c'è una capacità di finanziare le imprese di settori ad alta intensità di lavoro. E questa è un'altra ragione, diciamo così, di distinzione.
E l'altra buona notizia è che non soltanto crescono le quote di mercato, ma cresce anche la qualità del credito. Vedete le sofferenze, in questo caso è importante stare più vicini alla base di questo grafico, la linea arancione, come vedete, è più bassa di quell'altra, quindi si dà più credito, lo si dà crescendo le quote di mercato e cresce anche la capacità di selezionare il merito di credito. Anche la raccolta parallelamente riesce a confermare questa fiducia delle imprese, delle famiglie nei territori, nei confronti delle nostre banche, e con questa finirei questa rapidissima carrellata, ovviamente possiamo poi commentare insieme. Qui vedete ancora l'arancione che con particolare soddisfazione noi evidenziamo, cioè a fronte di tutto ciò che ho detto, crescono le quote di mercato, cresce la qualità del credito e cresce anche la patrimonializzazione, addirittura è salita anno su anno dal 31 dicembre del 2020 al 31 dicembre scorso dal 18,8. Qui l'indicatore è il CET1 ratio, che è uno dei tre fondamentali indicatori, una delle tre metriche con cui a livello internazionale si misura la solidità patrimoniale delle aziende bancarie, è saliti appunto dal 18,8 al 21,5. Vedete in verde le banche cosiddette meno significative, cioè quelle sotto i 30 miliardi di attivo, e in blu quelle più significative, cioè quelle con più di 30 miliardi di attivi. Quindi diciamo che in questa fase di crisi, ovviamente stiamo affrontando la nuova che si innesta con tantissime incertezze in quella precedente, però il credito non è mancato ai nostri soci, ai nostri clienti. Grazie direttore per questa sua panoramica, diciamo, sul mondo del credito sul territorio. Ma io mi rivolgo all'onorevole Cascello. Abbiamo visto tanti dati. Mi chiedo, secondo lei, saperli leggere questi dati, cioè una migliore alfabetizzazione economica e finanziaria, partendo proprio dalle scuole, potrebbe aiutare le famiglie e i giovani a essere più consapevoli di quali sono le regole, a gestire meglio le loro risorse e quindi poi portare ad una migliore sostenibilità economica e ambientale? Ma sicuramente, voglio dire, un approccio culturale anche diverso al mondo della finanza, al mondo bancario, al mondo del credito non basta mai. Io ricordo che quando ero ragazzo, quindi un bel po' di tempo fa, nelle scuole elementari c'era l'educazione, c'era un'iniziativa di educazione al risparmio. Poi nel tempo sono iniziative che, a meno che non siano state rinnovate e riprese da qualche istituto di credito territoriale, non sono state ripetute. Io però l'ho ascoltato con grande attenzione, cercando anche di leggere un po' i dati nei grafici fatti mostrati dal direttore, e mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe capire anche quanto di questa crescita del credito e anche come qualità riguarda anche il Mezzogiorno, perché le notizie che mi arrivano non sono quelle di sempre, cioè che sicuramente se c'è un gap che ancora esiste tra nord e sud, questo riguarda, oltre a tanti altri, le modalità di accesso al credito. Se si vuole, soprattutto nel mondo delle imprese, se si vuole per la precarietà stessa del mondo delle imprese, però nel Mezzogiorno, a parte una serie di eccellenze, però questo è un dato che è vero che alla fine valgono le statistiche, però la regola della statistica del pollo alla fine è sempre, vale sempre, nel senso che c'è sempre qualcuno che poi contribuisce in maniera con la propria negatività alla positività del dato. Quindi da questo punto di vista credo che qualche notizia in più insomma sarebbe anche utile alla discussione. Da questo punto di vista, sull'accesso al credito, come di educazione all'accesso al credito, di educazione alla limitazione dell'indebitamento, se in riferimento alle famiglie, affrontare facendo i conti con la realtà, cioè che la realtà ci dice che l'emergenza economica è tale non tanto da chi ha un reddito garantito, ma quanto piuttosto nel mondo delle partite IVA, delle professioni,
che non c'è bisogno di un'educazione al risparmio, purtroppo è nella realtà delle cose, è nella realtà stessa della vita, i proventi, i fatturati degli studi professionali sono diminuiti in maniera purtroppo rilevante, e quindi insomma più che una virtù di educazione all'accesso al credito è purtroppo una, da un lato una necessità per far fronte a delle emergenze, e un altro anche il grave problema di scontrarsi con la difficoltà dell'accesso al credito, perché una cosa che va ricordata, io mi fa piacere che il direttore l'abbia detto con grande chiarezza a proposito della filosofia regolamentare europea, che sicuramente non è amica dell'accesso al credito, quindi non è che sia una passeggiata di salute anche per un professionista o per chi ha un reddito particolarmente certo, non dico garantito, sapete che i parametri sono sempre molto rigorosi, quindi da questo punto di vista credo che anche, tra l'altro, c'è un altro dato da non sottovalutare. Sicuramente la presenza del credito cooperativo sui territori, anche nel Mezzogiorno, soprattutto nel Mezzogiorno, garantisce una continuità di territorialità dell'accesso al credito e del rapporto con la banca. Però oggettivamente, proprio per le nuove regole dal 2013, alle quali faceva anche riferimento il direttore, diciamo che il rapporto personale banca utente è estremamente ridotto, oramai tutto centralizzato. Noi lo ricordiamo, solamente io, se faccio mente locale, sono di Salerno, se faccio mente locale e faccio riferimento alla mia memoria, negli ultimi 15 anni sono scomparse tutte le banche locali della mia provincia, scomparse perché assorbite dai grandi gruppi bancari, e c'è stata una politica specifica ed è di Fazio, Banca Italia, per l'assorbimento di gruppi bancari dei piccoli istituti di credito, che credono sicuramente non hanno fatto bene alla crescita, una politica che, lasciatemelo dire, non ha fatto sicuramente alle realtà imprenditoriali, professionali, soprattutto nel Mezzogiorno, perché è scomparso il rapporto personale. La credibilità che l'utente poteva mettere sul tavolo della trattativa vale veramente poco rispetto ai parametri che invece vengono richiesti da quella filosofia regolamentare alla quale faceva riferimento il direttore. La ringrazio, onorevole. E vado adesso dall'onorevole Vitiello. Allora, nel PNRR ingenti risorse sono messe a disposizione del nostro paese per attuare una trasformazione digitale, energetica e ambientale. Allora le chiedo, come è possibile coniugare il credito alle imprese con la sostenibilità e lo sviluppo? Allora, diciamo innanzitutto che l'epoca dei soldi a pioggia alle imprese è finita, e chi non se n'è accorto, insomma, farà bene a prenderne atto. Voglio ricordare che quando il governo Renzi fece Industria 4.0 nel 2015, non diede i soldi a pioggia, ma solo alle imprese che investivano, e in particolare lo facevano nei beni tecnologici. Ed è quella la strada da intraprendere, che oggi stiamo cercando di proseguire. Le imprese vanno accompagnate nella transizione ecologica, che non è uno slogan perché dobbiamo sembrare belli e fighi, ma un complicato processo di riconversione industriale che deve essere adeguatamente sostenuto dalla politica, e col governo Draghi ci stiamo provando e in parte ci stiamo già riuscendo. Voglio ricordare che, nonostante la guerra, per fronteggiare le difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento, e quindi in materia di materie prime, quindi dei prezzi che sono aumentati in maniera esponenziale, dovuti anche alle sanzioni, eccetera, nel nostro decreto aiuti si sono introdotte, è vero, delle misure di sostegno alla liquidità delle PMI. Però come lo si è fatto? Il rilascio di queste garanzie è stato fatto a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici. Quindi
insomma, noi abbiamo a che fare con degli investimenti che devono essere garantiti nel tempo, e questi soldi dovranno essere utilizzati soltanto da quelle imprese virtuose che garantiranno questa riconversione. E questo è il modello nel quale crediamo, e secondo me è questo il modello che riuscirà a dare una svolta rispetto a quella transizione prima digitale e poi ecologica, o forse è meglio dire prima ecologica e poi digitale, che tutti quanti aspettano. La ringrazio, onorevole. E noi siamo al giro di boa, quindi vorrei coinvolgere Paolo Longoni per un primo bilancio. Bene, argomenti interessanti, numeri interessanti. Vorrei provare a contribuire anche io ai numeri, anche se non ho predisposto nessuna slide. Uno dei grandi problemi che è stato enunciato anche da chi mi ha preceduto è la spersonalizzazione ormai completa nel rapporto tra utente e istituto di credito. La concentrazione che c'è stata nel credito è una concentrazione notevolissima. In Italia credo siano in funzione poco più di 20.000 sportelli bancari. Di questi 20.000, la metà è dei primi 5 istituti bancari italiani. E se consideriamo che il terzo sta per essere acquisito dal secondo, in realtà la metà diventerà dei primi 4 istituti bancari. Ma le banche che risultano autorizzate da Banca d'Italia sono più di 400. Quindi c'è questo processo di concentrazione, questo processo di spersonalizzazione del rapporto tra utente, che sia impresa, che sia privato, che sia lavoratore autonomo, e l'istituto di credito, che ormai non è più un interlocutore ma è una macchina dentro la quale si buttano dati. Bene, le banche del territorio, ne devo dare atto al direttore che ha fatto un egregio intervento in apertura, sono esattamente il contrario di questo, ancora sono il contrario e devono continuare a esserlo, perché sono la speranza del tessuto di piccole imprese, del tessuto di piccoli lavoratori autonomi che regge il nostro paese. Ringrazio Paolo Longoni. E adesso siamo al nostro tweet. Allora, il tweet è una domanda che richiede una risposta telegrafica, veloce, favorevoli o contrari. Cambiamo per un attimo argomento, parliamo di catasto. Allora, i valori catastali sono in gran parte obsoleti. Anche l'Unione Europea preme perché l'Italia li adegui ai valori di mercato. Il tweet è: siete favorevoli o contrari alla tesi di chi sostiene che l'aggiornamento del nostro catasto non sarebbe destinato ad aumentare la tassazione, ma solo a renderla più equa? Allora, partiamo dall'onorevole Luigi Casciello di Forza Italia. Ma sarò velocissimo, pochi caratteri come chiede un tweet. Ma la riforma, l'accordo è stato trovato perché viene eliminato ogni riferimento, quindi sono favorevole alla riforma, come il partito ha posto dei paletti che sono oltre i quali non si poteva andare, e adesso finalmente l'accordo c'è, viene eliminato ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo un'armonizzazione del sistema fiscale. Quindi nessun incremento di tassazione sulla casa, perché come abbiamo sempre detto, la casa non si tocca, è un bene primario, il bene primario degli italiani. Grazie, onorevole. E sentiamo ora l'opinione dell'onorevole Catello Vitiello di Italia Viva. Allora, siamo favorevoli perché crediamo nel lavoro che il governo Draghi sta facendo. Bisogna porre fine agli abusi, perché ci sono stati nel tempo degli abusi proprio in materia catastale, però sarà doveroso prima o poi mettere mano anche alle aliquote per cercare di evitare poi l'eccesso inverso. Grazie, onorevole. E ora vorrei sentire anche il dottor Sergio Gatti. Ma io penso che l'aggiornamento dei valori catastali serva innanzitutto ad un aggiornamento, una modernizzazione dei registri catastali, dei dati dei registri catastali. Se pensiamo che ci sono immobili antichi in zone di pregio con valori catastali molto più bassi di immobili che sono stati costruiti magari più di recente nelle periferie, non periferie necessariamente degradate, questo sembrerebbe, come dire, una cosa da fare, lo ha detto bene poco fa l'onorevole Casciello. È importante ricordare l'auspicio, cioè qui occorre che l'aggiornamento determini una maggiore equità della tassazione.
E quindi direi che l'accordo anche che tra le forze di maggioranza è stato trovato mi sembra che riconosca l'urgenza, le necessità e però tenga presente anche l'equilibrio e l'equità come obiettivo. Grazie direttore. E adesso sentiamo anche l'opinione di Claudio Cavallo. Allora, sono favorevole all'adeguamento dei valori catastali ai valori di mercato. Penso anche che la revisione riporterà ad una tassazione più equa sul patrimonio immobiliare, ma inevitabilmente aumenterà la tassazione sugli immobili a meno che ci sia una contestuale revisione al ribasso delle aliquote. Grazie a Claudio Cavallo e andiamo adesso da Paolo Longoni. Chi mi ha preceduto ha già praticamente detto tutto, quindi sarei ripetitivo se dicessi quel che penso. Sono senz'altro favorevole a una revisione dei valori catastali. Mi fermo qua. E allora grazie anche a Paolo Longoni e a tutti voi per le vostre risposte su questo argomento in questi giorni al centro del dibattito politico e di grande interesse per i nostri ascoltatori. Ma andiamo avanti e andiamo al secondo giro di domande. Io chiedo nuovamente la collaborazione di Claudio Cavallo per porre una domanda al dottor Sergio Gatti. Grazie. Allora, sul secondo giro una parte il direttore Gatti ha già anticipato con le slide, ma vorrei ancora evidenziare alcune problematiche. Ovviamente parlando di banche di territorio, ovviamente il vantaggio delle banche locali è la presenza capillare sul territorio e la conoscenza diretta della clientela. Siamo sicuramente in un periodo di grande incertezza e come ha già detto in precedenza qualcuno, penso che dare credito utilizzando un semplice algoritmo non sia appropriato. Abbiamo visto che c'è stata una maggiore concessione di credito da parte delle banche di credito cooperativo rispetto alla media del settore bancario. Però abbiamo visto anche che le banche di credito cooperativo hanno una minore incidenza delle sofferenze ed hanno ancora una buona liquidità. Quindi la domanda che vorrei porre è questa, mi chiedo quali sono i fattori che impediscono alle banche di territorio un maggior utilizzo della liquidità che hanno a disposizione e quali sono le vostre proposte per superare questi freni? Grazie. Sì, beh, intanto grazie di nuovo, dottor Cavallo. Vorrei rispondere subito alle sue domande e poi vorrei tornare anche con qualche dato rispetto alle affermazioni molto importanti, soprattutto sulla situazione del credito al mezzogiorno che proponeva l'onorevole Cascello. Dunque, intanto rispondo con due parole chiave. Uno è la diversità, l'importante della biovarietà imprenditoriale, ma soprattutto nel mondo bancario, e l'altro termine, l'altra espressione è l'importanza della relazione, quindi della banca di relazione. Per entrambi questi due pilastri, che sono parti costituenti, se vogliamo, dell'identità imprenditoriale delle nostre banche, c'è una battaglia sia culturale, sia politica e naturalmente regolamentare. Perché per quanto venga detto in maniera anche solenne, quasi sempre nelle introduzioni, nelle premesse, nelle considerazioni iniziali delle norme europee, la proporzionalità, l'adeguatezza delle norme rispetto a chi le deve applicare, quindi ai destinatari delle norme, parlo di quelle bancarie e finanziarie naturalmente, nonostante si faccia riferimento ai principi di proporzionalità, di adeguatezza e anche di rispetto alla diversità, di fatto questo non avviene. Non è strutturale, cosa che avviene in altre giurisdizioni, no? Dove pure si applicano gli stessi accordi di Basilea, come negli Stati Uniti, come in Canada, in Australia, ma senza allontanarsi troppo anche in Svizzera e da qualche mese anche in Gran Bretagna, da quando è uscita dall'Unione Europea, c'è una particolarissima attenzione rispetto alla proporzionalità strutturata. Quindi il primo problema è che quella diversità che abbiamo visto, sia per finalità imprenditoriali, per quadro normativo, possa essere incentivata per poter mettere alla prova tutta l'efficacia di quel modello. Abbiamo visto che l'efficacia parzialmente c'è, ma c'è una sorta di freno a mano tirato che è anche, non solo, che è anche di origine normativa. Il secondo pilastro è quello della banca di relazione. Allora noi abbiamo
dati che confermano che laddove si riesca a fare un mix di informazioni numeriche codificate, quelle indispensabili dei bilanci e anche ovviamente dei piani strategici, e le informazioni non codificabili attraverso cifre, attraverso numeri, che sono le informazioni qualitative, dette anche la soft information, il mix di queste due informazioni, quelle hard e quelle soft, consentono di ridurre la rischiosità. Quindi dati ormai ultradecennali della Banca d'Italia mostrano che non è vero quello che si è pensato a un certo punto dello scorso decennio, che la banca di comunità, la banca di territorio, la banca piccola sia sinonimo di maggior rischiosità. È esattamente il contrario, sicuramente per quanto riguarda le nostre banche, che pure hanno avuto in alcuni sporadici casi delle difficoltà, ma lì è come sempre la qualità della governance che, come in tutti i modelli, può lasciare a desiderare, ma l'assoluta fisiologia va nella direzione opposta. Ora, qual è il punto anche qui? Di nuovo un dato culturale, politico e legislativo: occorre far sì che la componente che è la banca di relazione, abbondantemente studiata un po' in tutto il mondo, sia negli Stati Uniti sia in Europa, che dimostra come questo garantisce una migliore selezione dei crediti, un migliore accompagnamento delle imprese capaci di investire e con uno sguardo anche di lungo periodo, non sia abilita da regole e da un'omologazione di modelli che puntano soltanto a digitalizzare tutto, e quindi noi sappiamo che è difficile digitalizzare poi la soft information, cioè ciò che è qualitativo, ciò che si apprende vivendo nei territori, e per andare appunto verso un po' la tirannia degli algoritmi, come noi diciamo. Noi al momento portiamo un ulteriore dato numerico, in questo caso serve il numero, e cioè l'ultimo rapporto dell'arbitro bancario finanziario, che voi sapete è un'espressione della Banca d'Italia, riporta come nel totale dei reclami, quindi qui andiamo nella parte, diciamo così, nell'altra faccia della medaglia, da parte della clientela, solo lo 0,7 è riguardato le nostre banche, di quello 0,7 soltanto lo 0,3 ha visto le nostre banche soccombere, nel senso che avevano torto. Quindi è una conferma che la relazione non soltanto accresce la capacità di accesso al credito, di chi vuole accedere al credito, diminuisce la rischiosità e rende migliori le relazioni con la clientela. Se ho ancora un minuto, volevo aggiungere qualche dato al tema dell'accesso al credito nel Mezzogiorno. Le nostre banche sono 55, quelle che hanno una sede legale nel territorio del nostro sud, che equivale più o meno all'85% del totale delle banche che hanno sede nel sud Italia. Sono 490 sportelli cresciuti rispetto al 2010 di oltre 40 unità, quindi anche qui si è andati in controtendenza. In 135 comuni rappresentano le nostre cooperative bancarie l'unica presenza bancaria, ma ciò che conta è che c'è una capacità di dare credito che è cresciuta, che non è ancora pari a quella del centro e del nord Italia, e qui, come sempre, ci sono fattori che convergono: la bontà dei progetti, la capacità di saperli leggere, quindi sui due fronti dello sportello, chi è davanti, chi è dietro lo sportello bancario, immaginiamo questo tipo di relazione, e quindi sicuramente si può fare di più. Però c'è un dato: la proprietà bancaria del nostro Mezzogiorno, veniva ricordato molto efficacemente dall'onorevole Cascello, è sostanzialmente concentrata ormai soltanto nelle banche cooperative, che anche per questa ragione meritano un'attenzione dal punto di vista del legislatore, soprattutto europeo, ma incoraggiato da quello italiano, affinché possano fare questo mestiere che a quanto pare è in controtendenza, ma ancora più importante nel nostro Mezzogiorno. Mi viene in mente un ultimo dato a proposito di innovazione. Questo forse può incoraggiarci, ed è un dato che sottopongo anche alla sensibilità dell'onorevole Cascello in particolare, e cioè noi abbiamo studiato 28.000 imprese in tutta Italia, imprese industriali e servizi all'industria, quindi un settore molto particolare, e la capacità di accompagnamento delle imprese più innovative, cioè quelle che investono in innovazione, ricerca e sviluppo, che esportano e che hanno comunque filiere internazionali, è andata crescendo in tutta Italia, ma in maniera interessante anche nelle aree meridionali. La presenza tra le imprese più dinamiche cresce in misura persino maggiore, si partiva ovviamente da una fase più arretrata, nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare nelle regioni della Puglia e della Campania. Quindi
la provincia di Salerno è ancora molto abitata da banche di credito cooperativo, sono scomparse probabilmente quasi tutte quelle che hanno diversa natura giuridica, è una doppia sfida, una doppia responsabilità per noi. E mi rivolgo adesso all'onorevole Vitiello. Allora, parliamo di credito, quindi un'iniezione di liquidità è sicuramente una terapia efficace in un momento di crisi, ma esiste un credito buono o un credito cattivo? Come li riconosciamo, onorevole? Se mi consente di fare prima una battuta, l'unico credito buono è quello che si restituisce, nel senso che naturalmente il credito deve avere un valore sul futuro dell'investimento che si vuole realizzare attraverso quel credito. Però diciamo in linea di massima come distinguere. Se un'impresa si indebita per pagare i fornitori o le tasse addirittura, significa che stiamo parlando di un'impresa in difficoltà. Se si indebita invece per ampliare un capannone o per implementare un'attività che sta in quel momento, insomma, o addirittura torniamo a quello che dicevamo prima, se vuole riconvertire, significa che sta crescendo. Allo stesso modo, la stessa identica cosa, se un governo si indebita per mandare in pensione la gente a 60 anni, trattando quindi allo stesso modo operai e grandi dirigenti bancari, quello è debito cattivo. Invece, se si indebita per rendere le infrastrutture del sud, ad esempio, uguali a quelle del nord, quello è certamente un debito buono. Noi dovremmo ragionare su quello che lo Stato deve realizzare attraverso i fondi che oggi servono a sostenere, ad esempio, si fa un gran parlare del reddito di cittadinanza. Insomma, è giusto e doveroso aiutare chi non riesce. Immagino tante persone che ad una certa età perdono il lavoro e devono essere aiutate, sostenute, lo Stato se ne deve fare carico, ma questo non significa parimenti che bisogna foraggiare persone che non vogliono il lavoro, invece bisogna incentivare anche attraverso una rivitalizzazione dei centri per l'impiego l'ingresso lavorativo, e quello è un debito buono, altrimenti resta un debito cattivo e lo Stato dovrà farvi fronte anno dopo anno con le varie leggi finanziarie che si andranno a succedersi nel tempo, dovranno continuare a introitare fondi che però poi non vedranno quell'investimento, che è un investimento sul capitale umano, che non vedrà la luce. Allora il debito buono è quel debito che vede l'investimento realizzato, sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista umano. Grazie, onorevole. E adesso mi rivolgo all'onorevole Cascello. Quindi stiamo parlando di credito che è al centro di nuovo del dibattito. Ma cosa accade? Che stanno cambiando molto velocemente gli stili di vita, gli stili di consumo e quindi, come sta emergendo anche da questo forum, le regole che disciplinano l'erogazione di questo credito, secondo lei sono al passo coi tempi o c'è bisogno di un intervento? Ma innanzitutto credo che più che al passo coi tempi bisognerebbe fare un passo indietro. Ripristinare, come diceva anche prima il direttore, ma anche altri ospiti che mi hanno preceduto, il rapporto personale con l'utente. Perché al di là degli algoritmi, al di là delle documentazioni, al di là del rating personale, di ogni cittadino che richiede un credito, deve anche essere valutato il rapporto e la credibilità personale. Questo mi rendo conto lo possono fare solamente le banche locali, sui territori sono appunto ancora in presenza, soprattutto le banche del credito cooperativo, che tra l'altro pure hanno però vincoli molto stretti legati alle regole alle quali prima si faceva riferimento. Quindi sicuramente bisogna pensare un percorso diverso, non dimentichiamo che oramai si va verso l'utilizzo sempre di più delle carte di credito, delle carte a consumo, quindi della cosiddetta moneta elettronica. Quindi se centinaia, migliaia di persone per una serie di problemi, tra l'altro spesso non insormontabili, oppure per un indebitamento
andamento sproporzionato rispetto, ma non previsto, sproporzionato rispetto alla situazione nella quale ci si è trovati dopo questa crisi, prima la crisi pandemica, ora la crisi con la guerra in Ucraina. Beh, insomma, è chiaro che non si può espellere di fatto dal sistema economico migliaia di persone perché finiscono negativi pagatori. Quindi è fondamentale individuare un nuovo percorso che nelle more passa anche attraverso un diverso rapporto, quindi tra banca ed utente, e quindi nella fattispecie con una necessità e una responsabilità ancora maggiore alle banche di credito cooperativo, all'istituto di credito locale oramai superstite. Grazie, grazie onorevole. E noi siamo alle battute finali con l'analisi affidata a Paolo Longoni. Bene, allora io ho ascoltato un forum molto interessante nel quale è stato rimesso fortunatamente in risalto il cosiddetto rating umano, e cioè la valutazione nella concessione di credito non soltanto del famoso, ormai abbiamo detto tante volte, algoritmo, non soltanto del documento, non soltanto del package di garanzie, ma del contenuto di credibilità del soggetto che richiede credito. Un altro pezzo di forum ha riguardato le regole, le gabbie, le norme e la vigilanza. Su questo avrei tanto da dire, ma preferisco riservarlo magari ad un successivo incontro, perché di regole a volte nel nostro paese si muore, non si vive, e sarebbe forse il caso di semplificare, l'abbiamo detto tante volte, anche le funzioni di vigilanza per l'adempimento alle regole esistenti. Grazie comunque a tutti quelli che sono intervenuti oggi. E allora grazie come sempre a Paolo Longoni, e colgo l'occasione anch'io per ringraziare i nostri ospiti che hanno aderito all'invito del presidente della Cassa dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, Luigi Pagliuca, e hanno partecipato oggi al 47° Forum CNPR. Oggi abbiamo parlato di Diamoci Credito, banche di territorio per accompagnare imprese e famiglie fuori dalla tempesta. E allora grazie al dottor Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse. Grazie a voi. E grazie all'onorevole Luigi Cascello di Forza Italia, Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Grazie, grazie ancora. E grazie all'onorevole Catello Vitiello di Italia Viva, Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Grazie sempre a voi per l'invito e ci vediamo la prossima volta. Grazie. Grazie a Claudio Cavallo, commercialista e revisore dei conti dell'Ordine di Cuneo. Grazie a voi. E grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere di amministrazione della CNPR e giornalista. Grazie a tutti, grazie per chi ci ha ascoltato e ci vediamo nelle prossime settimane per andare avanti con i nostri forum. E allora a tutti voi che anche oggi ci avete dedicato la vostra attenzione va il mio personale ringraziamento, un cordiale saluto e arrivederci.